È stata inaugurata ieri pomeriggio a Polla la Casa dell'Architettura Il Cantiere, un urban center con sede nell'ex scuola Cappuccini di Polla in Largo Santa Maria di Costantinopoli. In occasione della nuova apertura sono state programmate due giornate di studi e riflessioni sulla figura e le opere dell'architetto pollese Giuseppe Luigi Stabile. Ed è proprio intorno alla figura dell'architecnico futurista Stabile che ruota l'intero progetto della nuova Casa dell'Architettura. Le due giornate di studio, infatti, segnano il culmine di un percorso cominciato il 19 dicembre scorso con la presentazione dell'archivio Qui Crea Sta, che ha riguardato il recupero, la catalogazione e la digitalizzazione di circa 500 fra progetti, schizzi, disegni, documenti e fotografie di Stabile, materiale fruibile e visitabile sulla piattaforma web luigistabile.it e sulle pagine social a lui dedicate curate con dettaglio da Blasé Comunicazione. La Casa dell'Architettura, il cantiere, come Luigi Stabile usava chiamare il suo studio, è stata progettata e istituita allo scopo di incentivare le procedure di informazione, consultazione e partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali pubblici che riguardano la realizzazione di opere di architettura e di trasformazione delle città e dei territori. L'evento è stato fortemente voluto dal sindaco di Polla, Massimo Loviso, e dal presidente del Consiglio Comunale con delega alla cultura, Giovanni Corleto, che hanno presieduto ieri alla cerimonia di inaugurazione, insieme al consigliere regionale Corrado Matera e ai realizzatori e curatori del progetto, tra cui gli architetti Carmen Stabile, coordinatrice dell'archivio digitale, e Nicola Piccolo, curatore della mostra Qui Crea Sta. Ospite a Polla per l'occasione anche la responsabile settore archivi storici del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Paola Pettenella, che si è detta molto entusiasta dell'iniziativa. 100 anni di vita dell'architecnico Stabile raccolti sotto forma di disegni, schizzi, opere e fotografie. 100 anni che rivivono nella memoria collettiva del suo paese natale, Polla, e che possono continuare ad ispirare giovani architetti, artisti e professionisti dei dintorni e non solo, nel segno di quella che è stata la sua ispirazione e rimane forse l'eredità maggiore che ha lasciato, lanciare la matita, il colore, al di là di quello che si vede. Nell'edizione serale del telegiornale andranno in onda le interviste ai curatori e ai realizzatori del progetto.